po' così chiamato di autoconvocati, noi non ci abbiamo Occupy PD perché qua ormai ci sta poco da occupare, preferiamo parlare di viso e utilizzare, come dire, in questa fase qua più che la rete il contatto diretto con le persone, con gli iscritti, tenuto conto che ci troviamo in una congiuntura molto, diciamo così, grave per il partito, per il paese, perché paradossalmente noi partecipiamo ora al governo con una forza politica, la nostra, che si ritrova, diciamo, a dover addirittura ora indicare un segretario nazionale. Ci troviamo anche qua nella provincia di Latina con un segretario dimissionario. Governiamo sì la regione Lazio, ma insomma l'organizzazione politica è in seria difficoltà. Ci troviamo impegnati in questo momento in campagne elettorali qui a Formia, poi ci sono anche altri comuni importanti della provincia, e anche qui ci abbiamo una situazione difficile perché il segretario provinciale divenuto consigliere regionale, ma soprattutto, diciamo, sollecitato, inseguito dai problemi e da quelli che fanno i sondaggi su Facebook e poi sbattono questa roba sui giornali dandosene rappresentanza, perché questo poi è, come dire, la furbata, no? Cioè di per sé un sondaggio non è un fatto, però utilizzarlo, no? Per dire fa tutto schifo, quando va via il segretario di qua e di là, e il paradosso è che chi lo fa, come dire, è, diciamo, il frutto del disastro del Partito Democratico, nel senso che il disastro, a mio modo di vedere, ma non solo è la mia opinione, ma ormai credo che un po' tutti quanti vanno diffusamente condividendo questa cosa, cioè che l'esasperazione della, diciamo così, delle cosiddette mozioni, una volta si chiamano mozioni ma sono diventati impetuosi spifferi, poi divenuti veramente monzoni, e quindi questa idea io ritengo ormai veramente sbagliata di costruire i gruppi dirigenti e le rappresentanze attraverso la primaria e non invece con una costruzione, diciamo così, di scuola politica, di responsabilità politica, di capacità anche di mediazione, di io dico anche un esercizio, no? Un esercizio al confronto. Beh, questo veramente è diventato il problema che secondo me ha reso sto partito in queste condizioni.